Domenica 28 aprile sarà la giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, occasione di riflessione, soprattutto alla luce dei dati bresciani. Migliaia in Piazza della Loggia per ricordare e festeggiare la liberazione dal regime nazifascista, la sindaca dal palco, antifascisti sempre. Maggio dedicato a Michela Murgia, Brescia, incontri, iniziative, concerti, i suoi libri a 9 mesi dalla scomparsa. Brescia Spezia domani a Rigamonti, Maran, mi aspetto una partita equilibrata dalle 13.30 diretta stadio su Elive. Siamo una banca fatta di persone, per le persone. Abbiamo radici forti e solide. La fiducia dei nostri clienti è la nostra forza. Da oltre 125 anni, vicini a imprese e famiglie. BCC Agro Bresciano, sempre al tuo fianco, per costruire un futuro migliore. Buonasera dalla redazione di Live e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale che in primo piano non può che avere, specialmente di questi giorni, il tema drammatico delle morti sul lavoro, anche alla luce dei fatti avvenuti proprio nei giorni scorsi, la morte dell'operaio in un'azienda di Lograto nella mattinata di mercoledì. Questo pomeriggio ci sono stati i funerali, il tutto a poche ore dalla prossima domenica 28 aprile, in cui ricorrerà la giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro. Continua a crescere il numero delle vittime per infortuni mortali sul lavoro, un dato allarmante testimoniato non solo dal fatto che Brescia sia ancora in zona rossa, ma anche dal caso più recente della tragica morte di Matteo Cornacchia, operaio di 46 anni ucciso da una lastra d'acciaio in un'azienda a Lograto. Per ricordare le vittime e riflettere sulla tragedia degli infortuni lavorativi mortali, domenica 28 aprile si celebra la Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro e l'Osservatorio Vega, confrontando i dati in Italia, non ha dubbi sulla situazione di emergenza e sulla strage continua. Secondo Vega, gli infortuni mortali nel 2023 sono stati infatti ancora più di 1000, in particolare tra gli ultra 65 anni e gli stranieri. Così gli stranieri deceduti da gennaio a dicembre 2023 sono 155 su 799, con un rischio di morte sul lavoro che risulta essere più che doppio rispetto agli italiani. Il settore costruzioni è infine quello che miete più vittime. Non è possibile vedere come i lavoratori siano sempre protagonisti delle stesse tragedie, conclude Mauro Rossato, presidente Vega. Gli infortuni in occasioni di lavoro sono aumentati dell'1,1% rispetto al 2022. Si assiste, per contro, a una significativa diminuzione degli infortuni mortali in itinere rispetto al 2022, meno 19,3%, probabilmente conseguenza del maggior ricorso al lavoro in smart working avvenuto in questi anni post-pandemia. La cronaca con una persona denunciata dalla Polizia di Stato di Brescia per maltrattamento di animali. Il suo cane fortunatamente è stato tratto in salvo e affidato al canile sanitario. Laika ora è al sicuro, il suo padrone invece è stato denunciato a piede libero. Gli agenti della Polizia di Stato sono stati allertati poiché un cane stava subendo maltrattamenti dal proprio padrone. La pattuglia è giunta sul posto e ha preso in custodia il meticcio per poi portarlo in questura dove ha ricevuto tutte le necessarie attenzioni. Successivamente è stato affidato al canile sanitario di Brescia nella speranza che possa trovare quanto prima una nuova famiglia che l'accolga con amore e con rispetto che merita. Passerà invece dei guai l'ormai ex padrone, che si è visto notificare una denuncia a piede libero per maltrattamenti. Apriamo la pagina del giornale dedicata al 25 aprile, giornata di ieri, con cerimonie e festeggiamenti estremamente partecipati in città, in particolare il momento più solenne di Piazza della Loggia con migliaia di persone, gli interventi istituzionali. Ascoltiamo un brevissimo estratto di quello della sindaca Laura Castelletti. Una ricorrenza fondamentale per rinsaldare i valori costituenti della nostra Repubblica ed è monito contro ogni forma di oppressione e dittatura, sia politica che sociale che economica. È un richiamo alla resistenza, al coraggio, alla determinazione e alla scelta di essere antifascisti sempre, come la Costituzione ci indica. Antifascisti sempre. Costituzione nella quale non tutti ci riconosciamo. Bene, a distanza di 79 anni dalla liberazione,
ancora ricordiamo e mai dobbiamo dimenticare le storie di sacrificio dei partigiani e delle partigiane che hanno combattuto con ardore e determinazione contro l'oppressione. Oggi, mentre celebriamo la vittoria sul nazifascismo, non possiamo distogliere lo sguardo dall'attualità. Dobbiamo interrogarci su cosa significhi essere liberi in un mondo in cui le minacce alla democrazia si presentano in forme sempre più sottili e insidiose. E come diceva il presidente Sandro Pertini, alla più perfetta delle dittature preferirò sempre la più imperfetta delle democrazie. La democrazia è un bene prezioso ma anche fragile. Lo vediamo quotidianamente e va difesa con impegno e determinazione con tutte le nostre forze. Non è un traguardo da raggiungere una volta per tutte, ma un percorso costellato di sfide e di insuccessi che vale la pena percorrere nonostante la fatica. Il 25 aprile ci ricorda che di fronte alle ingiustizie e alle discriminazioni dobbiamo alzarci e opporci con fermezza, senza mai perdere di vista i principi che ci guidano in Italia e in Europa. La libertà, lo abbiamo ripetuto tante volte, non è un dono, è una conquista, soprattutto nel momento in cui il populismo, l'estremismo e l'intolleranza sembrano minacciare i fondamenti stessi della nostra società. Questi momenti vissuti in centro a Brescia, in Piazza della Loggia, però ovviamente il 25 aprile si è festeggiato ovunque, tanto nei comuni della provincia quanto nei 33 quartieri della nostra città, con iniziative anche particolari, peculiari, come a San Polino con la pasta asciuttata della Liberazione. È tutto merito vostro allora? No, assolutamente no, sono tutti volontari e anche di tutte le altre associazioni. Siamo qui sì, sia come volontari della Gabbianella che come persone normalissime a festeggiare il 25 aprile e è tutto merito in realtà del Pampuri e di tutte le persone che hanno collaborato. Avete fatto praticamente pranzo per più di 100 persone? Sì, oltre credo 110-120 persone, sì. È stato impegnativo, però ecco, grazie alla volontà si può far tutto. Il menù di oggi è stato pasta asciuttata e adesso gnocco fritto? Sì, abbiamo preparato tre tipi di pasta per i nostri ospiti e adesso finiamo con uno gnocco fritto. E spero che siano stati contenti. La pasta è stata tantissima, tanti ospiti comunque. Se erano più di un centinaio, credo. Però il protagonista è il signore lì in fondo, che ha preparato per tutti. Fategli un'inquadratura. Io l'ho solo aiutato. I preparativi continuano per? Questi sono i gnocchi fritti che adesso friggeremo. E speriamo di accontentare un po' tutti. Vediamo. Chili di pasta. Chili di pasta, 25 kg di pasta abbiamo fatto oggi. Gnocco fritto, non lo so, siamo già a 200 probabilmente, ne faremo altri 200. Vabbè. Torneremo fra poco a San Polino, per il momento una notizia di politica che andiamo a leggere insieme su livebrescia.tv, il nostro quotidiano online, perché ormai manca sempre meno la tornata elettorale di giugno e quindi cominciano a essere snocciolati quelli che sono i nomi dei candidati, in particolare in questo caso parliamo delle europee e il nuovo nome, lo vediamo già, è quello di Arshad Mehmood. Dal Consiglio Comunale di Brescia all'Europarlamento, l'obiettivo di Arshad Mehmood ufficialmente in corsa per Bruxelles nella lista Stati Uniti d'Europa nella circoscrizione nord-occidentale, praticamente Lombardia, Piemonte e Liguria. La lista Stati Uniti d'Europa racchiude diverse anime, fra cui Europa di Emma Bonino, Italia Viva di Matteo Renzi, il Partito Socialista con segretario Enzo Maraio, i Lib Dem di Andrea Marcucci e Volt, il Partito Paneuropeo. La conferma della candidatura l'ha data il coordinatore provinciale di Italia Viva Giambattista Groli e arriva a pochi giorni dalla presentazione ufficiale di tutti i candidati alle prossime elezioni europee che è in programma per i primi giorni del
la settimana prossima, in cui quindi avremo la scacchiera completa per quanto riguarda questa lista. Proseguiamo ora con una notizia relativa all'economia, relativa al lavoro e in particolare una sorta di rinuncia che arriva da Confartigianato Brescia e Lombardia Orientale, in realtà l'ennesima che riguarda i bonus edilizi. Infatti l'associazione di categoria dei Viorzi Nuovi ribadisce come ci sia tantissima confusione a seguito delle numerose modifiche, pensate più di 280, e c'è anche l'incognita di come il governo vorrà affrontare la direttiva europea delle case green. 283 modifiche e chiarimenti dal 2020 a oggi e quindi una situazione più che mai confusa. Stiamo parlando dei bonus edilizi e questa denuncia arriva da Confartigianato Brescia. L'ennesimo intervento di modifica cambia nuovamente le regole in corsa, riducendo ulteriormente le deroghe alle opzioni per sconto e cessione dei crediti collegati ai bonus e accentuando le difficoltà operative di migliaia di imprese e committenti, fanno sapere dall'associazione in una nota. Stiamo parlando di un settore centrale per la nostra economia, aggiunge Confartigianato. Su oltre 32.000 imprese artigiane della nostra provincia, oltre un terzo, circa 12.000 imprese, è concentrato proprio nel settore delle costruzioni, che occupa circa 24.000 addetti. L'invito degli artigiani è rivolto al Parlamento, perché nonostante la necessità di tenere sotto controllo i conti pubblici, continui a sostenere le imprese sulla strada della riqualificazione immobiliare. Guardando avanti, viene quindi sottolineata l'incognita di come il governo intenderà muoversi per raggiungere gli obiettivi fissati dalla direttiva UE Case Green per gli immobili residenziali e che prevede vari step per arrivare all'obiettivo ultimo del parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050. A meno di un anno dalla scomparsa di Michela Murgia, Brescia ha deciso di ricordarla con un mese a lei dedicato, sarà quello di maggio, numerosi appuntamenti con le sue letture, ma non soltanto. Il Comune ha dato il patrocinio perché insieme a tante associazioni sentiamo forte la nostalgia di Michela Murgia e di quello che del coraggio e delle prese di posizione anche insomma, a volte scomode che aveva preso in vita. Vogliamo prendere posizione, una posizione femminista, trasversale a diversi temi che sono quelli che poi abbiamo individuato come prevalenti nell'impegno di Michela Murgia e perché vogliamo portare una prospettiva propositiva, critica, costruttiva, che non vuole mettere alcun punto ma che vuole aprire a spunti di riflessione che siano massimamente inclusivi. Due aspetti fondamentali, fare rete tra associazioni femministe, attrici attive delle tematiche di genere della città e questo penso che l'abbiamo già fatto arrivando a questo programma lavorando con tutto un insieme di reti, di associazioni, di organizzazioni e fare cultura femminista andando magari al di là del pubblico che di solito si può interessare alle tematiche femministe perché magari parlando di lavoro o parlando di fine vita o parlando di cristianesimo si può toccare dei pubblici che sono magari meno sensibilizzati e entrare in discussione, entrare in dialogo con altri pubblici e fare magari anche conoscere il lavoro di Michela Murgia e questo ci sembra molto importante soprattutto in un momento politico anche come quello di oggi dove certi diritti delle donne sono di nuovo sotto attacco. Abbiamo visto la settimana scorsa la questione dei militanti pro-life nei consultori e quindi dobbiamo mantenere anche alta l'attenzione verso la tematica del femminismo e dei diritti delle donne. Il programma completo di questo mese dedicato a Michela Murgia ovviamente lo trovate sul nostro quotidiano online. Come promesso ora torniamo a San Polino per parlare anche in questo caso di libri, anzi di un libro, quello scritto da Alberto Panighetti, La trappola nazista, che è stato presentato proprio nella giornata di ieri. Qual è la trappola nazista che racconta? La trappola dei tedeschi che per eliminare il colonnello Menici fanno in modo che la colpa di questa eliminazione ricada sulle Fiamme Verdi. Perché doveva avvenire questo? Perché non sono loro a farlo in prima persona. Perché se lo facevano le Fiamme Verdi si sarebbe resa impossibile l'azione che finalmente in Valle Camonica sembrava possibile di unificare tutte le brigate partigiane attorno a un comando unico che a Milano avevano proprio affidato al colonnello Menici. Ecco perché la trappola. Far credere, perché le Fiamme Verdi lo potessero uccidere, che il colonnello Menici, nelle situazioni che descrive in questo libro, molto particolari, molto interessanti,
potesse apparire come appunto un traditore. E se lo consegnavano loro alle Fiamme Verdi, era logico nel pensiero dei tedeschi che le Fiamme Verdi potessero ritenere che se lo davano loro era perché loro non ne avevano più bisogno, perché aveva detto tutto quello che loro serviva, cioè aveva tradito. E difatti le Fiamme Verdi lo condannano a morte. E lì nasce una polemica che purtroppo dura anche dopo 80 anni e che questo mio libro, ecco, cerca di risolvere finalmente. Ritengo che sia arrivato il momento di togliere purtroppo dal dimenticatoio, dovuto a queste ragioni di contrasto fra rossi e bianchi, garibaldini e Fiamme Verdi, che hanno impedito di onorare in tutti questi anni nel modo dovuto la figura del colonnello Menici. Il meteo è forse il tempo di dire nuovamente addio al gelo per ritrovare la primavera, scopriamolo con 3B. Bentrovati in aggiornamento con il TG di 3B, cambia l'asset barico in questo fine settimana sull'Europa, non più aria gelida che come un missile da Scandinavia è entrata nel cuore del Mediterraneo, questa volta invece una zona di bassa pressione più ad ovest dell'Italia, tra Spagna e Portogallo, richiamerà correnti temperate dal Mediterraneo verso le nostre regioni, con un sensibile aumento delle temperature, specie da domenica. Ecco difatti la zona di bassa pressione nel weekend tra Francia e Spagna, correnti umide che penalizzeranno nella giornata di sabato tutto il nord-ovest, anche Toscana settentrionale e parte di Veneto, improvvisi piovaschi, meglio altrove. Invece domenica solo Piemonte e Valle d'Aosta, piogge altrove. Sarà una giornata bella, anzi bella soleggiata al centro-sud, con le temperature fino a 26 gradi sul lato tirrenico, domenica in aumento anche sul nord-est, ci attendiamo i 25 gradi a Bologna. Nuova settimana, lunedì, bello, soleggiato e clima molto mite, poi per il primo maggio dovrebbe arrivare questa perturbazione da ovest. Tutti i dettagli precisi, gli ulteriori approfondimenti scaricando l'app di 3B Meteo. 30 secondi di pausa prima dello sport, continuate a rimanere con noi. Vuoi vedere le trasferte del Brescia per i prossimi 3 mesi? Vieni negli store Brescia Calcio, acquista un qualsiasi prodotto dello store e ricevi subito 3 mesi di abbonamento Sky. Ti aspettano tutte le partite in trasferta della nostra squadra del cuore. È un'iniziativa Brescia Store di via 10 Giornate 85, via Solferino 51 e all'interno di OB Elettronica in via Genova 4. Vi aspettiamo, sono già disponibili i biglietti per Brescia Spezia. Buonasera agli amici sportivi di Live, il calcio in primo piano domani alle 14 a Rigamonti arriva lo Spezia, un'altra sfida importante per le rondinelle di mister Maran in questo rush finale di stagione per consolidare una posizione che vale i playoff. Allora ascoltiamo l'allenatore del Brescia. È una squadra che mi sembra strano vederla in quella posizione, ha un buon allenatore, ha una buona rosa. Male hanno sofferto un po' questa partenza, ma nell'ultimo periodo la Spezia ha avuto continuità di risultati e credo che incontriamo una squadra con delle caratteristiche molto simili a quello che è il campionato in questo momento, nel senso che c'è grande attenzione a concedere poco, però sono altrettanto convinto che la Spezia verrà qua a giocarsi la partita perché ha bisogno di punti come ne abbiamo bisogno noi. Mi aspetto che ci siano partite veramente equilibrate, che come dicevo la settimana scorsa la classifica conta relativamente a questo punto del campionato, perché ci sono in ballo obiettivi importanti per chiunque e tutto questo dà un peso diverso alle gare. Come sempre da mezz'ora prima del fischio d'inizio ci saremo anche noi di Live con Diretta Stadio. Reduci dallo 0-0 in casa contro la Ternana, noi abbiamo voglia di esultare, io ho voglia di gridare, ma soprattutto abbiamo voglia di commentare il Brescia. Quando, Valentina? Eh sì, Fabio, siamo pronti, prontissimi per un altro appuntamento casalingo ed un altro appuntamento ovviamente imperdibile. Vi aspettiamo sabato a partire dalle 13:30 per Brescia-Spezia, non mancate. Eh sì, perché il Brescia ha bisogno di tutti noi per centrare il secondo obiettivo stagionale, ha bisogno del supporto per andare a centrare questa qualificazione ai playoff e prolungare la stagione, quindi tutti collegati perché noi ci saremo e ripeto, abbiamo bisogno di voi. Forza Brescia!
Grazie Fabio Bettenoi. A proposito di playoff, sono ormai vicinissimi anche quelli del massimo campionato di basket, di cui la Germania farà parte, lo si sa questo matematicamente ormai già da diverse settimane. Adesso però ci sono anche le date delle varie gare, allora le scopriamo insieme. Ecco il calendario dei playoff scudetto della Serie A di basket, in cui sarà impegnata anche la Pallacanestro Brescia, si spera, con un ruolo da protagonista. I quarti di finale inizieranno sabato 11 e domenica 12 maggio con gara 1 e proseguiranno lunedì 13 e martedì 14 maggio con gara 2, giovedì 16 e venerdì 17 maggio con gara 3 e sabato 18 e domenica 19 con l'eventuale gara 4, mentre lunedì 20 e martedì 21 maggio con l'eventuale gara 5. Le semifinali inizieranno venerdì 24 e sabato 25 maggio con gara 1, domenica 26 e lunedì 27 maggio con gara 2, mercoledì 29 e giovedì 30 maggio gara 3, venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno eventuale gara 4 ed eventuale gara 5 domenica 2 e lunedì 3 giugno. Si passa quindi alla finale che assegnerà il titolo gara 1 giovedì 6 giugno, gara 2 sabato 8 giugno, gara 3 martedì 11 giugno, eventuale gara 4 giovedì 13 giugno e eventuale gara 5 domenica 16 giugno. Il format della serie playoff prevede che la squadra con il vantaggio del fattore campo disputi in casa gara 1, gara 2 e eventuale gara 5 e in trasferta gara 3 e l'eventuale gara 4. Ci fermiamo con il telegiornale anche perché è davvero molto tardi, ma vi ricordo che tutte le notizie le trovate in aggiornamento su elivebrescia.tv, il nostro quotidiano online, eccolo qua, sul quale se volete trovate anche la diretta in streaming di Elive 24 ore su 24. Se invece volete sempre rimanere connessi con il mondo di Elive, non solo in televisione, ci sono come sempre tutte le nostre pagine social, eccole qua, i nostri canali Telegram e WhatsApp e la nostra applicazione gratuita. Grazie per averci seguito anche quest'oggi, il telegiornale ritorna domani alle 12.30 e ora non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata e a presto.